Alright, ciao ragazzoni, Mr. Marty, spero, visto che è tardi, perché ho detto la faccio alle 8, invece sono 8 e mezza, immagino che speravate, ma che magari me ne sono dimenticato, invece no, non è così. Allora, adesso sono avviato la diretta, se... oggi parleremo di Donbass, parleremo di Ucraina, con un ospite assolutamente incredibile ed esclusivo, che ho l'onore di ospitare qua. Scusate, sto smanettando perché io non so fare queste cose, perché la Balbi oggi lavora, quindi la trasmissione devo farla, la regia devo farla io. Comunque, parleremo di Donbass con Artyom, che adesso vi presenterò. E quindi, allora, ciao. Ciao Daniele, ragazzi, io non vedrò una benamata minchia dei vostri commenti perché lo sto facendo col telefonino. Comunque, allora, adesso bando alle ciance, chiamiamo Artyom. Lo facciamo entrare con i nostri potenti mezzi. Sperando che riesca ad entrare. Allora, visto che ultimamente appunto Putin è considerato il più grande virologo della storia, ha fatto sparire il Covid in 2 giorni, sapete che c'è tutto questo battage pubblicitario, perché praticamente è una pubblicità quasi, no? È la pubblicità pro Zelensky, la pubblicità pro Europa, pro America, e poi è la pubblicità contro. La pubblicità contro Putin, la pubblicità contro la Russia. C'è questa situazione, infatti io ho chiamato questa puntata oggi la guerra fantasma, perché la guerra in Ucraina, non in Ucraina, esisteva già da un po', cioè proprio già da un po', come Artyom ci dirà, però improvvisamente era un fantasma, e poi questo fantasma è comparso nell'ultimo mese. Da un mese circa, improvvisamente, è comparso. Vediamo se c'è. Dovrebbe esserci, scusatemi ragazzi, sono veramente un imbranato. Dovrebbe esserci. Oi, ci sei, Artyom? Ci sono, mi sentite? Grande, sì, io ti sento benissimo. Allora, bene, niente, stavo introducendo un po' l'argomento di oggi, di cosa parleremo. Comunque, allora, prima io vorrei che tu ti presentassi insomma, ai nostri followers e poi io avrò qualche domanda da farti. Buonasera, allora io sono Artyom, vivo in Italia ormai da 19 anni e sono nato in Ucraina, nella regione di Dnipropetrovsk. Adesso vivo qua ormai, parlo bene sia l'italiano che il russo che l'ucraino, e quindi vivo la situazione diciamo un po' da vicino, sia con i contatti con i miei parenti, sia guardando media russi, ucraini, e vedere la situazione ovviamente. Ovviamente difficile. Poi mi occupo della situazione Donbass già da quando è cominciata con aiuti umanitari. Io vivo a Bologna e ho collaborato con diverse associazioni per mandare aiuti umanitari nel Donbass ai civili e tutto qua. Diciamo Ok. che si vive una situazione cercando di più informazioni possibili a proposito e stando in contatto con più persone possibili. Ok, allora io comincio a farti questa domanda. Vabbè, io faccio una sorta di informazione ironica, sarcastica, e oggi mi sarà molto difficile perché l'argomento è molto difficile. Però comunque ci proverò. Allora, in Italia io ti propongo questa visione. Cioè, questa visione. Questa storia ci stanno raccontando che c'è praticamente un cattivo nuovo Hitler, Godzilla, chiamalo come vuoi, che un mese fa improvvisamente si è svegliato dal nulla, ha invaso l'Ucraina, che invece è capitanata dal nuovo Che Guevara, che sarebbe questo Zelensky, che sta difendendo il suo popolo, eccetera, eccetera. La NATO che sta condannando
questo cattivo, questo Godzilla russo psicopatico. Ho letto addirittura che una delle cause potrebbe essere il long COVID. Perché Putin forse ha preso il COVID, il long COVID, allora ha invaso l'Ucraina per il long COVID. E poi ci sono gli Stati Uniti che anche loro sono tra i buoni, tra gli eroi Mazinga Z che vogliono difendere la terra. Questa qua è un po' la soluzione, l'analisi geopolitica che si fa in Italia e non solo in Italia, ma proprio in tutto il mondo occidentale, Europa e America principalmente. Tu cosa ne pensi di questa narrazione qua? Ovviamente ridicola come narrazione, non è praticamente credibile, dato che considerare un'azione politica di un politico come potrebbe essere di qualsiasi stato come un atto di follia, senza considerare le cause, le concause che hanno portato, il lungo periodo che c'è stato di crescita delle tensioni, è una cosa che, cioè, secondo me sono semplicemente storie inventate per non so quale tipo di opinione pubblica, chi potrebbe credere a una cosa del genere, ma siamo quasi superiore a Saddam Hussein, alla follia di Saddam Hussein che uccide i propri civili, o di Assad, una follia pensare di poter anche accettare una versione del genere. Ok, Quindi. allora sì, hai fatto esattamente alcuni nomi a cui stavo pensando qualche minuto fa, perché ogni volta che qualcuno non va bene ai piani dell'Occidente viene sempre descritto come nuovo Hitler, come fu Assad, come fu prima di... Beh, a un certo punto anche Gheddafi è diventato... Cioè Certo. Gheddafi hanno fatto tipo affari con Gheddafi per anni e poi è diventato improvvisamente il nuovo Hitler. Allora... Come io l'ho chiamata questa trasmissione la guerra fantasma, perché vabbè, chiaramente io seguo, cioè faccio il pirla, ma in realtà seguo la situazione in Donbass dal 2014, quindi da Maidan in poi. E l'ho chiamata la guerra fantasma perché appunto è come se fosse stato un fantasma, per anni e anni, e poi questo fantasma un mese fa è improvvisamente comparso dal nulla e la gente si è svegliata e si è resa conto che c'è un conflitto in Ucraina. Ma questo conflitto arriva da molto prima e ha delle motivazioni, almeno per quello che ho studiato io, per quello che ho potuto, tutte le informazioni che ho potuto tramite, non so, Giorgio Bianchi, Reporter, mi sono letto un sacco di cose, ho potuto capire che sicuramente non è nato né l'altro ieri e né per colpa di una persona, perché non siamo in un cartone animato, non ci sono i buoni, non ci sono i cattivi, eccetera. E anzi, mi sembra che se dovessi scegliere, tra virgolette, conquistare, o comunque se dovessi interpretare più logicamente quello che sta accadendo, mi sembra che per assurdo il cattivissimo nuovo Hitler Putin e la sua cattivissima Russia non abbiano, purtroppo, a livello geopolitico parlo, tutti i torti non dico nell'invadere con una guerra l'Ucraina, perché non voglio entrare in questo argomento, cioè scadrei nella banalità di dire la guerra è sempre condannabile, va bene, questo lo sappiamo, Certo. però a livello geopolitico di sentirsi minacciati dalla NATO, vedendo lo spostamento che c'è stato della NATO dal 91 a oggi, mi sembra, a me sembra abbastanza evidente. Tu cosa ne pensi? Assolutamente sì, cioè i presupposti geopolitici per la Russia sono quelli, i presupposti diciamo di politica interna, delle spinte interne che ci sono alla Russia, che chiedono appunto e hanno chiesto per questi 8 anni un intervento, che sono evidenti a tutti, e sicuramente con causa di tutta questa faccenda sono tutti atteggiamenti che ha avuto l'Occidente nel corso dei decenni verso stati come potrebbe essere la Jugoslavia, con interventi arbitrari, e di base hanno semplicemente dimostrato a dei paesi come poteva essere la Russia, la Cina, l'India, domani, che i trattati internazionali, che l'ONU non conta niente, che non conta rispettare questi trattati in alcuna maniera, e che paradossalmente
vince sempre la forza, vince sempre l'intervento immediato, vince sempre chi detiene potere economico, potere militare. L'esempio, secondo me, migliore di tutti è la Jugoslavia, prima con la separazione della Croazia, della Bosnia e il Kosovo, che sono l'esempio perfetto di come i paesi occidentali, la NATO, siano intervenuti senza chiedere alcunché a nessuno, bombardando in modo arbitrario questo paese. Potremmo citare anche l'Iraq, l'Afghanistan, e diciamo è proprio una dimostrazione di quello che bisogna fare per ottenere quello che si vuole, ed è quello che la Russia ha appreso, diciamo, dall'Occidente, la Russia post-comunista degli anni 90, che in un primo momento si è avvicinata molto all'Occidente. E piano piano, vedendo i propri interessi lesi, ha appreso dall'Occidente come si fa. Cioè, questo è in soldoni. Questa analisi secondo me è geniale perché in realtà è vero che noi abbiamo esportato la democrazia dappertutto, massacrando milioni di persone, facendo milioni di morti ovunque, in Medio Oriente. Ma in più è vero, stiamo esportando proprio anche un modo di fare che Mr. Marty lo definirebbe da stronzi arroganti, perché è proprio quello che abbiamo praticamente spinto. La Russia ad essere stronzamente arrogante e invade. Scusa se sintetizzo in modo ironico, ma più o meno è quello che è accaduto. Allora, poi ti voglio chiedere una cosa, perché qua no, siamo passati da una campagna vaccinale, se non ti vaccini sei una merda, se non metti la mascherina sei un assassino. Adesso siamo passati direttamente a togli la mascherina e metti la bandierina, no? Perché appunto bisogna sempre trovare un po' il capro espiatorio al nemico. Prima erano noi, hanno stato, come si suol dire, i Novax, e adesso hanno stato i filorussi. Tu come la vivi questa situazione di completa disinformazione di tutte queste persone che sui social, al bar, prima si parlava solo di Covid, adesso si parla solo della guerra in Ucraina. Come ti vivi questa situazione che è gente che non sa neanche cos'è Maidan? Probabilmente penseranno che sia il centravanti di qualche squadra di calcio. Che non sanno assolutamente dove sia Donetsk, che non sanno dove, no, se gli dici, non so, la Crimea, boh, come te la vivi proprio anche da un punto di vista, diciamo, di personale, proprio emotivamente, vivere in questo mondo quasi distopico? Come la dovevi vivere, con grande rammarico. Si parla comunque della mia gente, sono i miei due paesi, la Russia e l'Ucraina. Io sono cresciuto parlando russo, mi sono sempre identificato come russo, ho i parenti che vivono in tutti i paesi del blocco sovietico, e quindi con grande rammarico, cioè, a parte il razzismo dilagante che sicuramente aumenterà piano piano con il tempo verso i russi, verso i cittadini russi o semplicemente russofoni che non hanno alcuna colpa, niente, proprio per la campagna che stanno portando avanti. Però diciamo che pretendere dalle persone di informarsi adeguatamente, abbiamo avuto gli esempi in quest'anni, che è una follia, cioè impossibile, già per il Covid, ma anche per tutte le altre guerre che sono successe, la gente non analizza niente. Questo è un dato di fatto, cioè diciamo che da questo punto di vista mi disinteresso, però grande rammarico, grande paura sicuramente, perché non puoi esprimere liberamente anche una posizione comunque realistica, nonostante io sia contrario alla guerra a priori contro l'Ucraina, perché è una tragedia per i civili, è una tragedia per i lavoratori russi, ucraini e per tutti i cittadini di questi paesi, come sarà poi per l'Europa. Yes, ok. Allora io adesso vorrei. Vabbè, io so delle cose, però vorrei anche i tuoi punti di vista su queste cose qua. Parlo sempre di Maidan perché dico sempre, nel mio piccolo, perché io sono un attore, non sono uno studioso.
Sì, uno studioso, però di geopolitica fai da te, non so come dire, non è che che ho scritto libri, non sono un giornalista, però ho seguito molto la vicenda da Maidan in poi e mi sembra che quello sia stato il point break, il punto di rottura di tutta questa situazione degli ultimi anni, parlo, perché poi se si va ancora indietro, però non rompiamo troppo le balle ai nostri follower, parliamo, cioè, becchiamo gli ultimi anni, no? Diciamo, paradossalmente il vero punto di rottura è stato il 2004, nel 2014, è stata la rivoluzione arancione, le rivoluzioni colorate che sono esplose nel blocco post-sovietico e da quel momento c'è cioè, l'ribaltamento delle elezioni con la salita di Yushchenko che è stato la vera stretta, io l'ho vissuta in prima persona sui miei parenti e ogni volta che andavo nel mio paese della diciamo, ucrainizzazione forzata. Della popolazione civile, cioè dell'imposizione della lingua ucraina come prima lingua, del rifiuto della lingua russa a livello di vita quotidiana, fino ad arrivare alle televisioni, arrivare ai giornali, dove prima le lingue convivevano tranquillamente, si è arrivati quasi a un odio completo verso quello che è russo da molti ucraini. Quindi c'erano problemi di comunicazione. Poi susseguirsi dopo il 2014 questi problemi sono semplicemente intensificati e sono stati legittimati, dato che finalmente, in un certo senso, si è trovato l'aggressore ufficiale, cioè la Russia effettivamente, se prima non toccava l'Ucraina, dopo il 2004, cioè non aveva mai toccato l'Ucraina direttamente, dopo il 2014, dopo la Crimea e il Donbass, questo odio è stato alimentato sempre di più. Dato che so di storie di gente che non riusciva a comunicare con le ambasciate, perché di qua in Italia, perché semplicemente non sapevano la lingua ucraina, non l'hanno mai imparata da piccolo, sapevano solo il russo, che è una lingua accettata e parlata comunemente da tutta la popolazione, senza confini da ovest a est. Per chi non lo sapesse, l'Ucraina ha una divisione ben specifica tra chi parla più russo e chi parla meno russo, parla più ucraino. Quindi queste difficoltà proprio sono state vissute in prima persona, ma il vero punto di rottura nel 2004 è stata poi la riscoperta degli eroi nazionali ucraini che semplicemente appartenevano a tutti quegli eroi che hanno combattuto nella Seconda Guerra Mondiale con Hitler, sono ufficialmente integrati nell'esercito nazista e questi eroi sono stati appunto prima tirati fuori, tanto che anche a Stepan Bandera, principale eroe nazionale ucraino a cui vengono rappresentate. Dimmi tutto. Ti volevo chiedere proprio questa cosa della processo di nazificazione praticamente, Bandera appunto, ma quindi è vero che hanno proprio ripreso una retorica nazista nel vero senso del termine, non Allora, allegorica guarda, nazista, ma cosa? per un esempio che nel 2014 il presidente Yushchenko, quello che riuscì a libertare le elezioni, a farsi eleggere presidente, gli conferì pure anche una medaglia al valore postuma come eroe dell'Ucraina, capito? A Stepan Pazzesco. Bandera, appunto criminale di guerra che massacrò ebrei, polacchi, che collaborò con Hitler e questa con onorificenza fu tolta nel 2010 a lui. Guarda caso, della corte amministrativa distrettuale di Donetsk. Quindi è stato Donetsk a togliere questa concessione al valore perché ovviamente non c'era più Yushchenko, c'era già Yanukovych, presidente filorusso. Ma dopo il 2014 sono state rette statue in tutta l'Ucraina a Bandera e agli eroi nazisti della guerra. Ci sono state diverse marce di gruppi di estrema destra e non solo, tanto che la bandiera rossa e nera del Movimento Nazionale Ucraino è sempre accompagnata con la bandiera nazionale ucraina, molto spesso anche in momenti pubblici, momenti di incontro pubblico, in momenti di incontri comunali, è sempre accompagnata insieme alla bandiera ucraina. Appunto, questo per me è la parte peggiore di tutte. E se qualcuno dice a un certo punto che l'Ucraina non è un paese nazista, è come se, bisogna immaginarsi come se domani in Italia scoppiasse
appunto una manifestazione di piazza che rovescia il governo, e questo governo improvvisamente eriga statue a Mussolini, mette la bandiera di Salò vicino alla bandiera italiana però mantenga un processo comunque pseudo-democratico, democratico, e che gruppi di estrema destra entrino in Parlamento, e comunque le persone, nonostante appunto lo Stato porti avanti questa visione del Mussolini come eroe nazionale, non lo consideri nazista, cioè come se le persone considerassero questo Stato nazista, cioè fascista sostanzialmente. No, scusa. E Perché questa è un'ironia. c'è un cortocircuito incredibile. Ho sentito dire Mentana, ma sì, no, il battaglione Azov non sono, sì, sono nazisti, però comunque fanno parte dell'esercito. Ma che cazzo vuol dire? Se sono nazisti, voglio dire. Cioè, oppure ho letto sull'Huffington Post degli Agnelli, Jedi, un articolo indecoroso. Io a volte li leggo proprio perché mi fanno ridere, cioè vedo il lato comico, perché sennò. So quell'articolo che stai per dire, lo so, perché l'Ucraina usa i nazisti ma non è nazista. Esatto. Esatto, grandissimo, Artiamo. Quello è stato grandissimo. Proposito di questo, quando ti dicono poi che neanche, anche in altri paesi ci sono membri dell'esercito che appartengono a gruppi di estrema destra, che sono nazisti, in Italia si poteva citare la Folgore, che sono riconosciuti come gli sì, però intanto la Folgore non ha svastiche, non ha fasci elettori dentro il suo simbolo, non va in giro a fare marce con appunto svastiche, con bandiere di Salò. Cioè, questa è la differenza. I membri singoli sono inevitabilmente presenti e saranno presenti ovunque, ma non solo nell'esercito, nella vita pubblica, saranno presenti nei comuni, saranno presenti nello Stato italiano, ma a livello organizzativo non sono esistenti. La differenza con l'Ucraina è che sono integrati completamente nello Stato. Chiarissimo, pazzesco, sembra un film di fantascienza orribile. Allora, poi ti voglio chiedere una cosa che, vabbè, per oggi ho sentito l'intervento di questo personaggio improponibile, Zelensky, almeno che io considero improponibile da ogni punto di vista. Tanto anche come comico, visto degli sketch facevo abbastanza cagare. Ma a parte questo, oggi ho sentito l'intervento che ha fatto, adesso sai che lui fa quella specie di campagna pubblicitaria, no? Si collega con i vari parlamenti del mondo, fa un discorso che politicamente è nullo, semplicemente fa tutta una serie di considerazioni moralistiche sulla guerra, che ci sono i morti, i bambini, i vecchi, tutte considerazioni che potrebbe fare chiunque, voglio dire. Poi, vabbè, i nostri parlamentari, che sono tutti dei zerbini, hanno applaudito come se avesse parlato Gesù Cristo. Ma a parte questo, io mi sono chiesto, ma Zelensky, ma chi è? Cioè, allora io so che c'è uno, lui ha avuto dietro. Tanto c'è un oligarca, ho letto che c'è praticamente un oligarca che ha cittadinanza cipriota, israeliana, è uno che ha a che fare con quella grossa azienda di gas, insomma, ha avuto dei personaggi grossi dietro che hanno finanziato tutta la sua Certo. campagna. Ma la mia domanda è: ma se questo qua ha preso, con quanto ha preso delle percentuali incredibilmente alte di voti, secondo te questa cosa deriva da questa onda lunga che è partita nel 2004, quindi? Perché come Allora, fai a votare il caso un. Zelensky è molto particolare, dato che è stato preso esattamente come poteva essere preso Ronald Reagan, un attore molto popolare che di politica, che non c'entra con niente con la politica, un attore comico che è stato inserito dentro appunto, un processo elettorale, ed è stato presentato come figura salvifica, cioè lui si è presentato esattamente come poteva presentarsi un populista, promettendo di non fare più la guerra, promettendo di risolvere tutti i problemi, promettendo di fare la pace con la Russia, promettendo di riprendersi Crimea, tutto quanto, con accordi. Quindi diciamo che la forza di questa figura derivava da quello, ma comunque non, di base non ha portato niente di concreto alla figura populistica, e diciamo tutto il suo prestigio è derivato solo in questo momento, cioè è arrivato esattamente adesso.
le elezioni le ha vinte perché semplicemente non c'erano candidati presentabili contro di lui. Ovviamente se vogliamo considerare l'Ucraina un paese democratico, questo è sempre da sottintendere, Ah, se... sinceramente democratico. Ok, un'altra domanda che ho, che mi faccio spesso riguardo a Zelensky. Mi sembra che io non so quanto lui abbia realmente libertà di movimento e libertà di trattativa e quanto sia ostaggio sia di poteri oltre maniche, cioè oltre oceano, proprio si parla di America, visto che Biden, il figlio di Biden, cioè tutta la famiglia Biden era lì a dar panini, a far cose, festeggiamenti fino a qualche anno fa, quando c'erano appunto i casini nel 2014. Ma mi chiedo anche sul fronte interno, tutti questi gruppi paramilitari, militari, prima erano paramilitari, adesso sono militari, tutti questi gruppi appunto di estrema nazisti, neanche estrema destra, diamo il nome che meritano. Io credo che lui forse potrebbe avere anche proprio dei problemi, cioè che forse non è lui che sta comandando la baracca, voglio dire. Guarda, per quanto riguarda l'esercito ucraino, non lo possiamo sapere. Il principale suo problema è che ha armato i civili, per esempio. Quindi ha armato quelli che potrebbero essere futuri criminali o già criminali. Sicuramente i gruppi di estrema destra non obbediscono minimamente agli ordini, ma questo era chiaro perché perseguono il loro fine secondario. Di base non lo scopriremo mai quanto controllo detiene in questo momento, sicuramente. Adesso fa la faccia della nazione, cioè fa esattamente il suo lavoro, fa l'attore per convincere a mandare più fondi, più armi, e noi non sapremo dove finiranno questi fondi, queste armi. Cioè nessuno lo sa, perché l'Ucraina era già un paese corrotto prima, era corrotto prima del Maidan, era corrotto negli anni 90, non è cambiato, sicuramente non è diventato meno corrotto, e sicuramente questi soldi, queste armi spariranno dalla circolazione nel giro di niente. Ok, allora ti faccio un'ultima domanda e tra l'altro poi ti inviterò quando avrai voglia di partecipare di nuovo a una diretta con noi, quando vuoi lo facciamo. Allora, ti chiedo la situazione del Donbass. Io ho seguito molto un reporter che si chiama Giorgio Bianchi, che da vari anni che ha fatto documentari. Sì, praticamente vorrei che tu dicessi un po' quello che sai della situazione nel Donbass, perché mi sembra che ci sia, si pianga tanto adesso sui social, sui TGGG, su Repubblica Igienica, sullo strafatto quotidiano per i morti, per i morti, per i morti, però in realtà in Donbass ci sono morti civili. Da praticamente 8 anni, morti di cui non gliene frega un cazzo a nessuno, non gli è mai fregato un cazzo a nessuno. Io soltanto leggendo l'antidiplomatico o siti, ogni tanto qualcosa di Manlio Di Nucci sul manifesto. Adesso mi sembra che non scriva neanche più sul manifesto, però a me, Mentanina, Cecchi Paone, la Gruber, non gliene ha mai fregato un cazzo di questi morti civili. Però lì c'è una guerra, mi sembra di capire, che ha mietuto vittime civili da 8 anni. Sì, esattamente. Io conosco anche direttamente molte persone sopravvissute al Donbass e questo semplicemente ci fa capire quanto i media adesso hanno potere di far vedere qualcosa che esiste e far scomparire qualcosa dalla visione dell'opinione pubblica. Cioè, finché non ti informi da solo, finché non vai a cercare da solo, a contattare la gente, non vai a cercare in posti comunque più sperduti tra internet e media e giornalisti, tu non sai niente, non sai cosa succede, però di base c'è stata una guerra attiva 8 anni costantemente, la gente viveva comunque in questi territori, molti sono scappati, molti sono rimasti e quelli che sono rimasti sono stati sotto le bombe effettivamente per 8 anni. E il fatto che non si sono mai pianti è proprio il fatto che la narrazione comune non ha mai voluto far vedere queste persone, non ha mai voluto far vedere questi civili, non ha mai voluto far vedere cosa sta facendo
un paese come l'Ucraina in quel momento, perché semplicemente non conveniva a nessuno farlo vedere, perché il nemico è solo uno, è solo la Russia, l'Ucraina è solo la vittima e adesso è ancora più vittima. Casomai avessero fatto vedere quello che è successo in Donbass per 8 anni, magari adesso si piangerebbe meno l'Ucraina. Cioè, magari la gente piangerebbe meno l'Ucraina. E forse non sarebbe neanche successo tutto il resto, perché magari l'opinione pubblica europea, che comunque bisogna sempre avere con sé quando si vanno a fare casini in giro. Io faccio sempre l'esempio delle Torri Gemelle. Adesso, senza entrare nel discorso, sì, no, se sono auto tirate giù o no, indifferente. Comunque, con quella situazione alla Pearl Harbor, loro hanno avuto tutta l'opinione pubblica occidentale per andare a invadere l'Afghanistan, visto poi erano lì, ha tirato giù anche Saddam Hussein in Iraq, poi hanno girato, sono andati in Libia, sai, Siria, insomma, erano lì, sai, il terrorismo. Però in quel momento l'opinione pubblica mondiale, soprattutto in quegli anni, c'era tutta schierata con andiamo a esportare la democrazia, che ne abbiamo esportata così tanto di sta cazzo di democrazia che siamo rimasti senza noi, però l'abbiamo esportata troppo, porca vacca. Vabbè, senti, allora, io ti invito a partecipare a un'altra diretta quando vorrai, e vorrei farla incentrarla proprio sul conflitto in Donbass, perché so che ci sono state un sacco di stragi. Tra l'altro, sarebbe interessante parlare anche della strage di Odessa, che è un'altra situazione che i media non gliene è fregato un cazzo di niente. È stata una situazione sanguinosa, tremenda. Immagino che tu sappia meglio di me di cosa stiamo parlando. Quindi vorrei, magari, nella prossima, se ti andrà, di romperti le balle ancora con Mr. Martin una mezz'ora. La prossima volta avrei approfondito proprio questo argomento qua. E niente, io chiudo. Allora, chiudo. Artem, so che sorridere su queste cose è veramente di una difficoltà estrema. Infatti, io col Covid in confronto era un divertimento. Però sono riuscito comunque a trovare una chicca dei nostri giornal merdari, come li chiamo io, della serie Anche per oggi faremo i giornalisti domani. E ori, non so se ti è capitato di leggere questo articolo geniale, ripreso dal Corriere. Io adesso ho il meteo.it, perché meteo.it, anche meteo.it, fa informazione, no? Fanno tutti informazione ormai. E ho letto questa cosa: guerra Ucraina, torte al veleno e pomodori anti-drone. Oh, ragazzi, è vero, non vi sto prendendo per il culo. Adesso vi leggo un pezzetto di questa roba. Allora, se i russi usano bombe, fucili, carri armati, missili, tanti altri metodi per uccidere, al contrario, gli ucraini, per difendersi dal nemico invasore, le stanno pensando tutte. Vi giuro, ve lo giuro sul Genoa. Allora, sul web, in TV, sta circolando la notizia, ripresa anche dal Corriere. Un'anziana ucraina, per uccidere 8 soldati russi, ha usato una torta. Allora, una signora ha ingannato i nemici simulando un gesto di gentilezza e li ha avvelenati offrendo loro una torta contenente dello zinco, letale per la salute. È proprio così, ragazzi, questo è ripreso dal Corriere della Sera. È proprio così, in tempi di guerra, quando i soldati partono per lunghi tragitti, il cibo scarseggia, insomma, non abbiamo niente da mangiare, dicono i soldati russi. Io non ci posso credere. Abbiamo rubato un'anatra, stiamo bombardando i negozi, stiamo morendo di fame. E a quel punto la nonna ha presentato davanti a loro una torta appena sfornata. Gli 8 soldati russi l'hanno mangiata, morendo dopo pochi minuti. Ma non è tutto, ragazzi. Senti un po', Artyom. Allora, quando le armi non sono alla portata di tutti, bla bla bla, non solo quindi l'anziana ha avvelenato le truppe russe, ma una signora di Kiev è riuscita ad abbattere un drone da ricognizione dalla finestra di casa sua con un vasetto di pomodori sott'aceto. Eccoli, questi sono i giornalisti che abbiamo in Italia. Bello, eh? Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Ma sembra quasi un video di YouTube, di qualsiasi YouTuber gamer che dice stronzate. Sembra esattamente quello. Sembra esattamente quello. Cioè,
mi fa ridere che la gente poi ci creda. A proposito invece di notizie comunque più interessanti, io ti mando un link che ti prego di girare, che è una comunicazione del Comitato Ebraico dell'Ucraina, di prima che scoppiasse la guerra, ovviamente, che raccoglie, diciamo, molte immagini e informazioni su quanto sia diffuso l'immagine, appunto, e il culto di Bandera e il culto dell'Ucraina, comunque collaborazionista, il culto dell'Ucraina nazionalista e razzista nei luoghi pubblici e l'antisemitismo attualmente presente in Ucraina. Io ti prego di girarlo così la gente può tranquillamente consultarlo quando desidera e vedere tutte le immagini, i video Assolutamente. che desidera. Assolutamente sì, ti ringrazio. Quindi andiamo avanti ancora col cortocircuito completo che tra l'altro Zelensky pure ebreo, cioè c'è cioè, un cortocircuito completo, cioè completo, cioè, nazisti, gli ebrei che prendono i nazisti che aiutano gli ebrei. Cioè, Esattamente, paradosso totale e opportunismo totale, cioè questo è proprio evidenzia che la gente del calibro di Zelensky, del calibro comunque dei politici ucraini, non frega assolutamente un cazzo di come raggiungere i propri scopi. Chiunque e qualsiasi mezzo va bene. sottoscrivo tutto. Grazie Artiom, ti ringrazio tanto a nome di tutti i disperati che seguono e collaborano con questo canale. Per noi è stato assolutamente un onore averti qua. Appunto, ti romperò le balle per tornare da noi. Ti ringrazio tantissimo e se ci fossero più persone con i coglioni come te che hanno coraggio di dire la verità, questo mondo andrebbe molto meglio. Va Ti bene, Artiom. ringrazio tantissimo e alla prossima. Ciao ragazzi, ci vediamo. Vi voglio Ciao. bene, vi voglio bene. Ciao Artiom, ciao.